Ciao a tutti, sono Candida. Il video di oggi è un po' particolare. Per chi mi segue sui social, avrà letto che sono stata scelta per far parte del design team di Scrap Boys e quindi da adesso in poi farò dei lavori utilizzando le loro carte. E quindi, visto che mi è arrivato il loro materiale, è una cosa che mi rende veramente felice, volevo rendervi partecipi e farvi vedere appunto cosa mi hanno mandato, dal momento che queste poi sono le carte che vedrete nei miei prossimi progetti. Allora, io ho ricevuto questi album piccolini che sono un 15x15 centimetri, ce ne sono due per ogni tipologia di album che loro hanno realizzato. Le tipologie sono l'Industrial Romance, Cotton Winter e Dream Garden. Io vi faccio vedere le pagine nell'album più grande, perché tanto sono identiche. Quindi diciamo che adesso non ho ancora deciso bene come utilizzare il tutto, perché mi è appena arrivato e sono lì che sto pensando, che sto, ho 10.000 idee in testa, ma devo un attimino capire come fare. Però adesso insomma vi faccio vedere invece nello specifico le pagine degli album nella versione 30,5x30,5, che è la classica versione degli album più grandi dove il disegno si vede meglio, diciamo, no? Questo qui è Cotton Winter, per esempio, che quindi direi che è un album con il quale preparerò sicuramente qualcosa di adesso in previsione del Natale. C'è la prima pagina dove ci sono appunto varie forme da ritagliare e di questa pagina tra l'altro ho ricevuto in versione sciolta degli altri fogli, vedete, dove ci sono proprio tutte le cose da ritagliare, perché in effetti quando si fanno i lavori c'è bisogno magari di più materiale per creare degli effetti 3D, quindi di queste pagine ne ho diverse. E quindi vediamo che queste sono appunto le pagine di questo album che trovo molto particolare, con questi disegni così, sono un po' stilizzati, belli, ha dei colori bellissimi tra l'altro, colori che mi danno l'idea che potrò utilizzarli sia con i colori tenui del bianco, dell'azzurro, del grigio che sono anche classici del Natale, ma nulla mi vieta di proverò a inserirli con qualcosa anche di rosso, un bel rosso vivo che spezzi un po'. Adesso vediamo un attimino cosa mi viene in mente. Infatti, aprendo tutte queste carte, guardando tutti questi. Ci sono due pagine. Ah, tra l'altro queste non so se avete notato, ma in questo album ci sono 12 fogli e sono tutte pagine doppie. Quindi ci sono 6 pagine fronte e retro moltiplicate per due. Quindi è tutto doppio. Questo, per esempio, ha queste casellette che mi viene in mente potrebbero essere utilizzate per fare il calendario dell'avvento. Adesso non ne ho mai fatto uno, ma magari sarà la volta buona che mi cimenterò nel farlo. E questo è l'ultimo foglio. Quindi questo album è quello, diciamo, un pochino, cioè non un pochino, prettamente natalizio direi, da utilizzare in questo periodo. Poi non è proprio di Natale, cioè quindi non è il classico album di Natale, infatti avete visto, non è pieno di stelle di Natale, piuttosto che Babbo Natale, piuttosto che, però è quello che io vedo bene per realizzare un qualcosa per il periodo natalizio. Poi abbiamo ancora il Dream Garden, che è questo altro album qui molto molto bello. E questo non lo so, ancora vi dico, non ho pensato bene cosa fare. Però devo dire che con gli album così le ispirazioni poi alla fine sono tante, le idee sono già tante. Dream Garden, sempre 12 fogli doppi, abbiamo la prima pagina con i soliti particolari che si abbinano poi con tutto l'interno delle altre pagine da ritagliare e poi abbiamo due pagine
uguali fronte retro per un totale di 12 fogli. Anche questo lo trovo molto molto bello. Mi piacciono molto i colori, sono insomma, queste sono nelle mie corde, perché a me piace sempre fare dei lavori abbastanza sul romantico andante. Non so, vabbè, ma tanto l'avrete già visto, perché ho più difficoltà con le carte un po' diverse da questo genere. Invece queste sono bellissime. C'è questa corona, per esempio, che è veramente bella. Poi ci sono anche i fiori da ritagliare per sovrapporre, per creare il 3D, e quindi mi fa già venire in mente un po' di cose da poter fare. Anche questa pagina trovo bellissima. Poi chiaramente è soggettivo, perché poi ognuno di noi ha delle preferenze riguardo al questo, anche questo legno qui si presta per fare tantissime cose. E queste sono le ultime due, con i vari tag da ritagliare. Vedete che sono abbastanza particolari, sono carte dove io ero abituata magari a carte nostre un po' diverse, dove ci sono tanti tag, tante. Qua invece ci sono molti particolari piuttosto grandi e molti sfondi abbastanza lineari, e poi sì, dei particolari, ma sono molto, ma molto meno rispetto a certe carte. Quindi adesso appunto vedrò un attimino come utilizzarle. Quindi questo era il nostro Green Garden, e poi c'è l'ultimo, che è l'Industrial Romance, che questo è molto particolare, tant'è che, visto che è diciamo forse l'album che rispecchia un po' meno tutti i miei lavori, perché con quegli album sono più, mi vengono in mente subito tante cose, ho deciso proprio di iniziare a fare il primo lavoro con questo, per vedere un po' cosa riesco a tirar fuori da questo album, che vedete è un po', si presta molto a fare delle lavorazioni tipo mix media, con questi ingranaggi, con questi particolari orologi, ali di metallo, insomma, è un po' particolare. Ha dei colori, direi, decisamente scuri rispetto agli altri, quindi con delle tonalità diverse, però è molto bello appunto l'abbinamento che viene fatto in tutte le pagine tra metallo, quindi cose di metallo, e fiori. È una cosa un po' particolare, mentre le pagine dietro sono tutte a sfondo molto scuro. Vedete, qui ho delle righe. Qui ho una corona di fiori e dietro questi disegni qui. Quindi questo sarà per me abbastanza un po' una sfida, perché diciamo che, ecco, questo particolare lo trovo bellissimo, sicuramente lo userò per dare risalto a quello che creerò, perché mi piace molto. E quindi ho deciso proprio di cominciare da questo. Adesso sto già pensando cosa realizzare, vedremo cosa viene fuori. Sempre fiori, ingranaggi, orologi, gabbiettine, cose di questo tipo. Vedete, classico sfondo da mix media. E questa è una pagina completa di fiori e sfondo neutro sul marrone dietro. Questi sono gli ultimi due fogli. Anche qui vedete che c'è il foglio con le solite tag da ritagliare. Allora, una cosa che ho trovato molto carina in questi album, che non vi ho fatto notare prima, è che al fondo dell'album, che sapete che una parte dell'album viene sempre tagliata perché c'è la parte in più. E ci sono delle parole già scritte, quindi c'è buon compleanno, buona fortuna per te, Sonia. Ci sono queste scritte che cambiano a seconda degli album, che ho trovato un'idea molto carina, perché sono già, basta ritagliarle e si possono poi applicare sui lavori, e quindi non viene sprecata neanche questa parte sottostante l'album, ed è una cosa che mi è piaciuta molto, originale. Quindi
Oggi io, chiaramente, come vi ho detto prima, gli album piccolini sono praticamente identici agli album più grandi, solo con i disegni ridotti. Questo vale per tutti e tre gli album. Questi album hanno 24 fogli, quindi sono veramente tanti, si possono fare veramente tante cose. Vedete? Vi faccio ancora vedere giusto qualche particolare di Cotton Winter. Sono gli stessi disegni in forma ridotta. Forse questo è ancora qualcosa in più perché, per esempio, questa pagina di stelle di Natale nel grande non c'è, ma sono proprio dei particolari, altrimenti rimangono praticamente uguali. Quindi questo è quanto, ci tenevo a farvi vedere il mio bottino che ho ricevuto. Così diciamo che perché generalmente quando poi faccio i lavori, sì, vi faccio vedere, avrò già ritagliato delle carte, avrò già tolto i particolari perché non mi metto a ritagliare, a far vedere nel dettaglio quello che faccio, altrimenti i video sarebbero lunghissimi. E così avete un'idea di quello che sarà nel mio prossimo futuro, diciamo, la base di diversi lavori che farò. Detto questo, non mi resta che salutarvi e boh, speriamo che i lavori che realizzerò con questi album vi piacciono perché le carte sono belle e quindi si prestano bene. E a questo punto vi aspetto con il mio primo progetto con le carte Scrap Boys, che comunque ringrazio per avermi dato l'opportunità di iniziare questa mia nuova avventura. Ciao a tutti e come dico sempre, buona creatività! E ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!